L'Antartide, un continente di ghiaccio ai confini del mondo. Una terra inospitale che permette solo le forme di vita più resistenti al freddo. La specie umana si è avventurata nell'Antartide solo molto di recente. Questo film racconta la storia di una troupe televisiva che ripercorre oggi la strada già battuta nel 1910 dal naturalista Edward Wilson per studiare i pinguini imperatore. Il pinguino imperatore ha un'incredibile storia di sopravvivenza. Vive infatti nel mare più freddo del mondo, il grande oceano del sud che circonda l'Antartide. Nel punto in cui le montagne e il mare incontrano la vasta banchisa di Ross, si trova la zona di riproduzione più meridionale del pinguino imperatore, il Capo Crozier. Capo Crozier è battuto da venti fortissimi. Le tormente arrivano dall'altopiano polare alla velocità di 200 km all'ora. Quando d'inverno il mare si ghiaccia, i pinguini imperatore vanno a nutrirsi nei profondi canaloni della banchisa. Lungo i 1000 km della banchisa di Ross, il ghiaccio scorre in maniera costante. Ad intervalli regolari e precisi, gigantesche montagne di ghiaccio si staccano, formando iceberg che emergono dall'acqua per 70 metri e vi affondano per 500. Durante la breve estate, Capo Crozier è un punto d'incontro per gli animali selvatici. Gli uccelli marini si nutrono nell'oceano ricco di pesce e si affollano per riprodursi sulla terra sgombra dal ghiaccio. I pinguini estivi sono quelli di Adelia, piccoli e tozzi. Alla fine di gennaio, i pulcini dei pinguini di Adelia sono quasi adulti e sempre affamati. Come pirati, gli stercorari si radunano in gruppi. Sono uccelli pescatori, ma si gettano a predare le uova e i pulcini dei pinguini per nutrire i loro piccoli. Stranamente, l'acqua dolce allo stato liquido è rara nel continente di ghiaccio e gli stercorari provano un gran piacere. Crozier produce alcune piante molto resistenti al freddo, alghe di acqua dolce nella piena fioritura estiva e gli stopposi licheni. Quando il soggiorno estivo dei pinguini di Adelia finisce, i pinguini imperatore sono ancora lontani. Sono sul pack in movimento e dedicano la fine dell'estate a rimpinzarsi di pesce, seppie, gamberetti, ogni tipo di crostaceo. Questa è la loro ultima settimana sul pack. Sanno che il loro digiuno invernale è vicino. Quando l'autunno si fa sentire e i luoghi in cui si nutrono vengono invasi dal ghiaccio, iniziano uno dei digiuni più straordinari del regno animale. Thank you.
Il loro aspetto è decisamente buffo, ma i loro corpi rotondi, con piedi, ali e testa piccoli, sono solo il frutto di un adattamento per non disperdere il calore. I pinguini adulti in piedi misurano oltre un metro e pesano circa 40 kg. I colori del piumaggio sul collo sono funzionali al corteggiamento. Il bianco e nero del corpo ha invece una funzione mimetica quando gli animali sono in mare. Il ghiaccio si sta chiudendo. Questo buco è l'unico passaggio verso il cibo. Ma è sufficiente. I pinguini imperatore sono esperti cacciatori sottomarini, capaci di trattenere il respiro per quasi 20 minuti, immergendosi fino ad oltre 450 metri. Marzo. Il mare aperto emana vapore, mentre la temperatura scende oltre i 30 gradi sotto lo zero. Il grande freddo sta per cominciare. Man mano che si avvicina l'inverno, rompere il ghiaccio diventa sempre più difficile. Una foca cancrivora all'improvviso sottrae ai pinguini l'ultimo pozzo di immersione. Questa energica e minacciosa esibizione blocca definitivamente l'accesso al mare aperto. Così, mentre il loro orologio biologico comincia il conto alla rovescia per l'accoppiamento, i pinguini imperatore intraprendono un viaggio lungo centinaia di chilometri nel deserto ghiacciato. Lasciandosi l'estate alle spalle, i pinguini si avviano verso i loro territori invernali, mentre gli altri animali dell'Antartide stanno ancora completando la riproduzione stagionale. La troupe televisiva esce per il primo dei suoi spostamenti mensili dalla base. Mantengono la rotta facendo uso di un apparecchio per la navigazione collegato a un satellite. La loro meta è Capo Crozier, dove sono state costruite e assicurate al suolo delle capanne debitamente isolate. La tormenta colpisce all'improvviso. Senza un equipaggiamento adeguato o un riparo, si può morire in pochi minuti. Quando ai 20 gradi sotto zero si somma un vento che soffia a 100 km l'ora, è come vivere a una temperatura di meno 56 gradi. Un generatore alimenta un forno a microonde, un calorifero e le luci. Un discreto progresso rispetto alla stufa d'olio dei pionieri.
Le creature antartiche sono naturalmente attrezzate per sopravvivere a queste temperature. Il pulcino dello stercoraro è cresciuto in fretta ed è quasi in grado di volare. Appena in tempo, perché presto il freddo si intensificherà, il cibo scomparirà ed egli, assieme agli altri visitatori estivi, dovrà andarsene. A marzo la maggior parte dei pinguini di Adelia sono partiti. Questi pulcini potrebbero essere troppo giovani per emigrare a nord prima dell'inverno. Gli stercorari faranno piazza pulita degli sbandati. Si concedono un ultimo bagno prima che l'acqua dolce sia completamente ghiacciata. Poi voleranno a nord verso i loro territori invernali. La vegetazione resterà completamente ghiacciata fino al prossimo disgelo. È aprile. La troupe prende le ultime misure di sicurezza per non perdersi durante il cammino notturno fino alla colonia dei pinguini imperatore. Siamo in pieno autunno e i pinguini stanno per arrivare a Capo Crozier. Usando sistemi di orientamento ancora sconosciuti, i pinguini imperatore seguono una rotta di centinaia di chilometri per arrivare fino qui. Il loro ciclo di riproduzione è in ritardo di un mese rispetto alle colonie più settentrionali, dove fa meno freddo e c'è più luce. Perfettamente adattati al nuoto, il modo più efficace per spostarsi a terra è scivolare sulla pancia. La troupe è ansiosa di vedere quanti uccelli arriveranno in questa estrema colonia del sud. A metà aprile sono arrivati solo 250 uccelli. In un canalone che corre in profondità nella banchisa, i pinguini imperatore trovano del ghiaccio più stabile che non sarà intaccato dalla tormenta. Questo è il motivo per cui si spingono così lontano. Prima che arrivi l'oscurità invernale, la troupe visita un luogo storico, l'igloo di pietra costruito dall'equipe di Wilson nel 1910, quando fece il suo terribile viaggio in pieno inverno. Da allora nessuno ha più visto la colonia di pinguini di Capo Crozier nella stessa stagione e nessuno ha mai provato a visitarla quasi ogni mese. All'inizio di maggio la troupe sfrutta al massimo il crepuscolo di mezzogiorno. La colonia è cresciuta e i pinguini ora sono almeno un migliaio. Si resta stupefatti nel vederli ammassati in un denso assembramento per contrastare i meno 44 gradi di temperatura. In ogni metro quadrato riescono a stare stipati 10 grandi uccelli.
A differenza di altri pinguini, gli imperatori non cercano e non preparano un luogo speciale per il nido. I naturalisti credono che questa mancanza di ricerca territoriale sia il segreto del successo riproduttivo di questi uccelli, perché permette loro di riunirsi per vincere insieme il comune nemico, il freddo. Il corteggiamento comincia con il richiamo del maschio verso la femmina. Il corteggiamento è maestoso e allettante. Una camminata dondolante attira la femmina lontano dalla folla. Possono stare immobili in posa o inchinarsi. Se il rituale viene interrotto, ha luogo un alterco. All'inizio dell'inverno i maschi sono grassi da scoppiare e pieni di voglia di combattere. Quando iniziano il corteggiamento, i loro orologi biologici si aggiustano e dopo qualche giorno si accoppiano. L'assembramento preserva metà del calore del corpo che altrimenti si disperderebbe. Ciascun uccello a turno si presta a fare da paravento prima di ritirarsi nella zona riparata. Quando quasi tutti i pinguini hanno trovato una compagna e si sono accoppiati, la colonia affronta il breve e fosco mezzogiorno autunnale. Poco prima dell'equinozio d'autunno, l'oscurità è totale. La troupe televisiva ripercorre nuovamente il viaggio dei pionieri fino a Crozer. I ricercatori hanno poco più d'un'ora per riprendere i pinguini prima che il freddo li costringa a tornare al campo. Sebbene sia mezzogiorno, l'unica fonte di luce di cui dispongono è alimentata a batteria. Bisogna stare molto attenti a non disturbare i pinguini nel periodo della riproduzione, perché questo potrebbe avere effetti disastrosi. Pur utilizzando una fonte di luce estremamente debole, sono riusciti a riprendere queste immagini uniche. Molte femmine hanno già deposto le uova. I pinguini si avvicinano al fascio di luce tenendo l'uovo nascosto sotto un lembo di pelle. Perciò ci vorranno diverse spedizioni perché si riesca ad avvistare il primo uovo. La femmina solleva l'uovo sul piede e lo ricopre col proprio corpo. I pinguini imperatore riescono a mantenere il calore di incubazione a più di 30 gradi centigradi grazie a questa loro straordinaria capacità. Rispetto alle dimensioni dell'animale adulto, l'uovo è il più piccolo tra quelli dei pinguini. Prima che la femmina abbandoni il suo compagno per 9 settimane, le coppie si esibiscono in un duetto per rafforzare il legame che li unisce. La femmina è restia a cedere l'uovo, il maschio invece è impaziente di cominciare la cova. Quando finalmente i due sono pronti, lo scambio avviene rapidamente. I maschi adesso saranno costretti a una lunga veglia.
mentre le femmine dovranno camminare per molto tempo prima di raggiungere il mare per sfamarsi. Alcune uova sono andate perdute. Il pinguino è un uccello che ha fatto una scelta a dir poco curiosa. Ha rinunciato al volo per il nuoto e ha deciso di diventare una specie di pesce. Difatti le sue ali si sono ridotte e si sono mutate nell'equivalente di una pinna. E i pinguini hanno acquisito degli optional che li abilitano a vivere perfettamente nell'acqua. Per esempio, quando l'animale deve immergersi, si comporta come un sottomarino. Riempie d'acqua una specie di tasca che possiede al lato del collo e pluff, è già sott'acqua. Vuole risalire, espelle la zavorra idrica e diventa più leggero. Ma non basta, la natura l'ha dotato di una vera e propria maschera da subacqueo. Quando si immerge, una membrana trasparente scende sui suoi occhi e le orecchie secernono un olio che si spande sulle pene vicine formando un tappo impenetrabile. Ho detto che le ali sono diventate pinne, è proprio il caso di dirlo, perché sono loro a far muovere in acqua l'animale. Le zampe servono solo da timone. La velocità di navigazione di un pinguino è davvero straordinaria. Si parla di 100 miglia marine in un solo giorno, pari a circa 180 chilometri. D'altra parte, se non fosse così, non si capirebbe come facciano i pinguini a compiere delle migrazioni davvero sorprendenti, dell'ordine, in certi casi, di 3.000 chilometri. Quando lo si osserva sulla terraferma, il pinguino con il suo dorso nero e il ventre bianco ritto sulle zampe posteriori ricorda irresistibilmente e in modo buffo un cameriere in frac. Sono dei veri e propri vagabondi del mare che esplorano di continuo alla ricerca del cibo. Ma quando devono nidificare, è indispensabile che si ricordino di essere degli uccelli e che depongano le uova sulla terraferma. Finalmente la notte lunga 4 mesi è finita. I membri della spedizione camminano alla luce del sole con grande gioia. Siamo in agosto e metà dei pinguini maschi ha abbandonato la colonia nel periodo in cui le uova si stanno schiudendo. I maschi hanno continuato a covare le uova per 9 settimane, permettendo ad una nuova vita di svilupparsi nonostante i rigori dell'inverno polare. Agosto, infatti, è il mese più freddo dell'anno. In questo periodo la temperatura può scendere fino a meno 50 gradi centigradi. Se i piccoli venissero abbandonati, morirebbero congelati nel giro di 2 minuti. Nella zampa del pinguino imperatore le arterie che trasportano sangue più caldo decorrono accanto alle vene. In questo modo riscaldano il sangue venoso prima che ritorni in circolazione nel corpo. Anche all'interno delle ali avviene uno scambio di calore simile. Inoltre all'interno delle fosse nasali l'aria espirata riscalda l'aria inspirata, permettendo così ai pinguini imperatore di recuperare l'80% del calore. Durante i 4 mesi di eccezionale digiuno, i maschi hanno ingurgitato soltanto neve. I maschi infatti riescono a sopravvivere grazie alla loro scorta di grasso. Se
Sebbene non si nutrano da molto tempo, emettono dal gozzo una secrezione oleosa per nutrire i propri piccoli. Tra poco i maschi potranno tirare un sospiro di sollievo. Le femmine floride piene di cibo stanno tornando dalla loro lunga battuta di pesca. Il maschio, prima così imponente, ora è più piccolo della femmina. Durante la cova ha perso il 45% del suo peso. È il momento degli abbracci. Infatti, al posto dell'uovo che aveva lasciato, ogni femmina trova un pulcino. Il maschio non vuole abbandonare il pulcino di cui si è occupato per 9 settimane. La femmina invece non vede l'ora di dargli il cambio. Perché il piccolo non muoia assiderato, lo scambio deve essere veloce. Il legame che si è creato è così forte che ci vorranno 1 o 2 giorni prima che il maschio si decida a partire. Alla fine deve assolutamente farlo per potersi nutrire. Nella stagione invernale il mare si ghiaccia, raddoppiando le dimensioni dell'Antartico. I maschi affamati spesso devono percorrere a piedi centinaia di chilometri. Ma quest'anno il ghiaccio si è spaccato in un punto poco distante. Presto il ghiaccio tra le spaccature si riformerà, ma ora i pinguini di Crozier possono sfamarsi a pochi chilometri di distanza dalla colonia. Un altro mese, un'altra visita della troupe. A partire dal mese di settembre i genitori fanno la spola per portare ai piccoli il cibo. I piccoli crescono in fretta, ma vengono ancora accuditi e nutriti e persino accompagnati durante le passeggiate. Ma settembre è un periodo pericoloso per i giovani pinguini che tentano di muovere i primi passi. Infatti potrebbero essere attaccati da aspiranti genitori adottivi. Se i piccoli si smarrissero, morirebbero in poco tempo per il freddo. Per fortuna questa zona della colonia è relativamente tranquilla e genitore e piccolo possono riunirsi. Dall'altra parte della colonia ci sono molti pinguini esclusi dal ciclo riproduttivo alla disperata ricerca di un piccolo da adottare. I pinguini adulti si avventano sui piccoli pinguini dispersi, riducendoli in fin di vita. Ha
I piccoli rapiti perdono la vita vittime di un opprimente istinto materno. Sono molti i fattori che possono determinare la morte dei piccoli. Infatti, in un punto come questo, situato così a sud, una forte bufera di neve può distruggere l'intera colonia. Alla fine di settembre arriva un momento di tranquillità. Presto avrà inizio l'estate e per 4 mesi ci sarà luce giorno e notte. Le madri continuano ad imboccare amorevolmente i loro piccoli. Nel mese di ottobre cominciano a tornare i pinguini di Adelia per la stagione degli accoppiamenti. Appena arrivati, i pinguini si danno molto da fare per costruirsi una casa e formarsi una famiglia. Presto anche i loro piccoli nasceranno. All'età di 3 mesi, i piccoli pinguini imperatore hanno un manto di piume abbastanza fitto che consente loro di fare a meno del calore corporeo dei genitori. I giovani pinguini sono ormai troppo grandi perché gli stercorari possano infastidirli. Questi infatti dovranno cercarsi il cibo in altro modo o importunare i pinguini di Adelia. Gli ultimi nati sono ancora oggetto delle opprimenti attenzioni degli adulti. E quando un pulcino viene ferito, è destinato ad una vita breve. I giovani pinguini, invece, sono ormai in grado di opporre resistenza alle attenzioni fastidiose. Quando il freddo si fa sentire troppo, i giovani pinguini si raccolgono uno accanto all'altro, imitando istintivamente il comportamento degli adulti. Anche Edward Wilson, 80 anni fa, rimase sbalordito dall'asprezza della vita dei pinguini imperatore. In queste condizioni così estreme, solo gli esemplari migliori riescono a sopravvivere. I dintorni della colonia vengono presto ricoperti dagli escrementi dei pinguini che saranno costretti ad andare in cerca di neve pulita con cui dissetarsi.
I piccoli imparano a farsi rispettare per riuscire a sopravvivere. Il momento decisivo si avvicina. Siamo a dicembre, in piena estate. Gli animali amanti della stagione calda fanno ritorno quando il mare aperto comincia a lambire le coste. I giovani pinguini imperatore dovranno presto imparare a nuotare, altrimenti soccomberanno. La troupe torna alla colonia un'ultima volta. I pinguini di Adelia stanno pescando per nutrire i nuovi piccoli. Le uova di questi pinguini si stanno schiudendo, mentre i pinguini imperatore si separano dai loro piccoli. Durante il mese di dicembre, infatti, gli adulti abbandonano definitivamente la colonia, lasciando che i piccoli mettano le piume e imparino a cavarsela per conto proprio. Ora che sono perfettamente isolati dal freddo, i giovani pinguini sono afflitti dalla calda temperatura estiva, che ha raggiunto gli 0 gradi. Il ghiaccio si sta spaccando. I giovani pinguini sono nervosi e restii a prendere il largo su una zattera di ghiaccio. I pinguini di Adelia adulti sembrano mostrare loro come fare, ma i giovani imperatore non si sentono ancora pronti a seguirli. Si rifiutano di abbandonare il gruppo. Alla fine si decidono a partire. I pinguini che sopravvivono non torneranno per riprodursi che all'età di 5 anni, ma di quando in quando verranno in visita a Capo Crozier. La troupe televisiva, nonostante il freddo, è riuscita a cavarsela, effettuando 13 spedizioni in 11 mesi. Nonostante i vantaggi forniti dall'equipaggiamento tecnico altamente sofisticato, la spedizione è stata una lotta contro il freddo, il vento, il buio e i pericoli in agguato nelle terre dei ghiacci. Per un essere umano, vivere in un ambiente così freddo, anche se solo per brevi periodi, provoca uno stress enorme. I pinguini imperatore dell'Antartico, invece, si sono adattati perfettamente a vivere e a riprodursi nell'habitat più inospitale della Terra, trasformandosi nei signori indiscussi di questo luogo mirabile e selvaggio.